Oggi vedremo come gestire la palla dopo un velo senza necessariamente verticalizzare il gioco. Come abbiamo già visto in precedenza, in questa impostazione di gioco uno dei due centrali scarica palla e si muove nello spazio. Dopo pochi metri effettua una prima sosta in mezzo alle linee. Colui che è in possesso di palla ha in questo momento tre opzioni di passaggio. La prima è la giocata veloce centrale. Vai a rivederti l'episodio 7 se ancora non l'hai visto, o se vuoi approfondire nuovamente la verticalizzazione centrale, il taglio davanti e il taglio dietro. La seconda alternativa di chi è in possesso di palla è quella di effettuare un passaggio sul proprio lato. In questo caso, il giocatore che in precedenza ha tagliato si ripropone in mezzo alle linee per poi uscire in parallela. Il centrale difensivo rimasto dà appoggio alla manovra con una corsa indietro anche a perdere campo. E da questi movimenti scaturiscono tutte le dinamiche offensive già evidenziate la settimana scorsa nell'episodio 8. La terza opzione nella gestione della palla è il cambio gioco sul lato opposto. Questa giocata crea una situazione di velo del giocatore che sta già tagliando. Non necessariamente ad ogni velo bisogna verticalizzare il gioco. I movimenti di tutti i giocatori sono gli stessi che abbiamo già evidenziato parlando di questo sistema di gioco. Quello che andiamo ad aggiungere è un taglio senza palla. Il centrale cambia gioco e dà subito appoggio alla manovra con una copertura. Colui che effettua il velo attacca lo spazio in diagonale, aspettandosi il lancio del compagno. Ma se la palla torna al centrale, il laterale opposto taglia, senza aver ancora ricevuto la palla. Taglierà verso il lato opposto del campo, lasciando lo spazio al giocatore che rientra a dare appoggio laterale. Per alcuni momenti dell'azione vi saranno nuovamente tre giocatori in linea. Con questa dinamica continua la rotazione fino a quando non si trova una giocata vincente. Anche in questo caso il taglio senza palla ha la funzione di non rendere prevedibile la manovra, evitare una facile aggressione da parte degli avversari,